piano triennale di investimento sulla viabilità e un piano triennale di investimento sull'edilizia scolastica. Dopo il Consiglio, anche la Conferenza Metropolitana, della quale fanno parte i sindaci dei 315 comuni del territorio, ha approvato nella mattinata di mercoledì 29 luglio il bilancio di previsione 2015. Il documento contabile della città metropolitana di Torino è stato approvato con 124 voti a favore, 4 astenuti e 3 contrari, in rappresentanza di poco meno di 1.800.000 cittadini. I comuni di Orbassano e Volvera hanno delegato il portavoce della zona omogenea a rappresentarli. Il bilancio pareggia sugli 850 milioni di euro ed è stato definito l'interfaccia di un ente nuovo. Un ente non certo in via di estinzione, ma pronto ad affrontare il cambiamento in atto dopo la riforma che ha istituito la città metropolitana. Il bilancio è stato illustrato dal sindaco Piero Fassino e dal consigliere delegato Mauro Carena. Un bilancio che abbiamo illustrato ai sindaci, che sono i veri motori della città metropolitana, ma la prossima volta è un bilancio che i sindaci dovranno costruire in prima persona, ma è un bilancio che intanto inverte il fattore degli investimenti e quindi noi riusciamo ad investire in edilizia scolastica, ad investire in viabilità, in sicurezza e soprattutto è un bilancio che ci permetterà con successivi emendamenti ancora o con successive modifiche sicuramente positive che potranno derivare da modifiche, come dire, legislative in corso, degli ulteriori investimenti ancora. Le ristrettezze, le difficoltà non ci hanno impedito di permettere a questo ente di diventare finalmente operativo per servire i cittadini. Io sono convinto che le aree omogenee siano il meccanismo migliore di risposta per un coinvolgimento di tutti i sindaci. Noi come zona omogenea sud abbiamo deciso di esprimerci con una sola voce che è quella della mia, cioè del portavoce. Questo è il meccanismo per incominciare a sentirci noi città metropolitana. La città metropolitana è in sofferenza, come sono in sofferenza tutti i bilanci dei comuni. La grande preoccupazione è che non ci sono maggiori risorse per i trasporti, che è una questione molto importante. Ci sono le prospettive di una dismissione delle strade provinciali ai comuni e questo andrebbe a caricare ancora i bilanci dei nostri comuni. Siamo preoccupati perché questo bilancio, soprattutto nella parte investimenti, finanzia tutto dalla dismissione di beni di proprietà della provincia e questo preclude certamente investimenti per i prossimi anni, quindi ci saranno momenti di grandi sofferenze che dovranno in qualche maniera essere mitigati da maggior trasferimenti dello Stato alle città metropolitane. La città metropolitana coinvolge 315 comuni, dal comune più grande, la città di Torino, al comune più piccolo. Tutti devono avere pari dignità e tutti devono essere pienamente coinvolti nella vita della città metropolitana. Questa è la ragione per cui noi abbiamo deciso che ogni decisione importante della città metropolitana, prima di essere definitivamente decisa, passerà al vaglio della consultazione dei sindaci nelle 11 zone omogenee in cui abbiamo suddiviso il territorio della città metropolitana. È stato il caso del bilancio che abbiamo approvato questa mattina qui e che è arrivato qui dopo essere stato illustrato e discusso nelle 11 zone da parte di tutti i sindaci dei nostri territori. E questo metodo intendiamo mantenerlo in ogni decisione importante della vita della città metropolitana.